Mazara, blitz antidroga dei carabinieri, scatta l'arresto nei confronti di un giovane. Castellammare, padre e figlio denunciati dai carabinieri per il reato di danneggiamento. Mazara viene meno il numero legale, aggiornata domani il Consiglio Comunale. Mazara Blue Silent, ieri pomeriggio a Villa Iolanda, il tradizionale taglio del nastro. Mazara, entrano nel vivo gli appuntamenti di Blue Silent tra convegni, stand e degustazioni. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca. Coltivazione di droga. I carabinieri hanno arrestato un mazzarese. I particolari nel servizio. Un mazzarese è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Mazara del Vallo nell'ambito di un'operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. L'arrestato è il 36enne Filippo Frazetta. I militari dell'arma hanno effettuato l'arresto al termine di un servizio di osservazione e pedinamento durato un'intera giornata e terminato la scorsa notte. Il 36enne sarebbe stato sorpreso a raccogliere semi di tre piante di marijuana. La droga sarebbe stata nascosta in un edificio in costruzione. I carabinieri della stazione mazzarese hanno scoperto la piccola piantagione durante un servizio di controllo. I militari dell'arma hanno quindi deciso di effettuare una perquisizione all'interno dell'edificio. Nel corso del controllo sono stati trovati 800 grammi circa di marijuana. Trovato inoltre materiale per la coltivazione della droga e il confezionamento. La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati. Il 36enne, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. E ci spostiamo a Castellammare del Golfo, dove i carabinieri hanno denunciato due persone per danneggiamento. Per uno di loro inoltre è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Sentiamo. I carabinieri di Castellammare del Golfo hanno denunciato nella frazione di Ballata di Baida due persone, padre e figlio, per il danneggiamento del serbatoio di erogazione dell'acqua cittadina. Si tratta del 26enne Salvatore Puma e del proprio padre, un 50enne Pia, le sue iniziali. I due sarebbero stati sorpresi in flagranza a danneggiare varie tubature del bottino comunale con arnese da scasso. Per Salvatore Puma inoltre è scattato anche l'arresto per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare, infatti, i militari dell'arma hanno scoperto 5 piante di marijuana già essiccate e pronte per il taglio. Sono stati trovati anche centinaia di semi di marijuana, un bilancino di precisione e 4.000 euro circa in contanti ritenuto provento dell'attività di spaccio. Per il giovane, già con precedenti di polizia, è scattato quindi l'arresto in attesa del processo per direttissima. Il materiale rinvenuto e la droga sono stati sequestrati. Un intervento multidisciplinare è stato effettuato all'ospedale di Trapani su un giovane trapanese coinvolto in un incidente stradale. Lo ha reso noto l'ASP trapanese. Nonostante sia in corso il trasferimento dovuto alla nuova rete ospedaliera dell'unità operativa di chirurgia plastica dell'ASP dall'ospedale di Castelvetrano a quello di Marsala, ha reso noto l'azienda trapanese, il direttore dell'unità operativa di otorinolaringoiatria dell'ospedale Sant'Antonio Abate, Carlo Gianformaggio, ha chiesto al primario di chirurgia plastica Gaspare Clemente di operare insieme il ragazzo. L'intervento chirurgico dell'equipe multidisciplinare sul giovane, cui è stato ricostruito il labbro danneggiato a causa dell'incidente e che sarebbe esitato in grossi disturbi funzionali, è perfettamente riuscito. Ed ora ci fermiamo per un momento pubblicitario. Sono stati aggiornati a domani mattina i lavori del Consiglio Comunale di Mazara del Vallo, tornato a riunirsi questa mattina in sessione urgente per la trattazione di un unico punto all'ordine del giorno. Si tratta in particolare della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute da Palazzo dei Carmelitani. Durante la votazione dell'atto in questione è venuto meno il numero legale, così il Presidente Vito Gancitano ha rinviato i lavori. 14 consiglieri presenti in aula al momento del voto.
Ha preso il via ufficialmente ieri pomeriggio Blue Sea Land 2017. La cerimonia di apertura si è svolta tra la spiaggia in città e Villa Yolanda con il taglio del nastro. Presenti autorità civili, militari e tantissimi cittadini. Ascoltiamo al nostro microfono il presidente del distretto della pesca e crescita blu, Giovanni Tumbiolo. Con il taglio del nastro prende ufficialmente il via Blue Sea Land 2017. È una bella festa di popolo e di popoli, è la festa della comunità internazionale che si ritrova a Mazara del Vallo ancora una volta per parlare di blue economy, di economia circolare, di green economy, di tutti quegli argomenti che sono oggi al centro dei temi della comunità internazionale. Io spero e penso, sono fortemente convinto che da Mazara del Vallo può partire un messaggio universale. Oggi è un'occasione molto bella per tutti i siciliani, per Mazara in particolare, per essere al centro di un progetto che coinvolge 58 delegazioni straniere che sono venute qui per ragionare con noi del futuro del mare e della terra. Nel corso della manifestazione sono previsti convegni, degustazioni, spettacoli. Sì, tanti convegni, tanti seminari di studi, di approfondimenti relativi all'economia circolare, che è il tema centrale, ma soprattutto ci sono canti, suoni, ci sono danze di tanti giovani, soprattutto le scuole, che stanno dando un'idea forte di una comunità che partecipa attivamente. Finalmente Mazara del Vallo si sveglia. Io penso che questa sia una nuova stagione speciale per la Sicilia e per Mazara, per cominciare a parlare col mondo. Da qui può partire veramente un dialogo di cooperazione, un dialogo profondo e soprattutto un vero messaggio di pace. Prima della cerimonia inaugurale all'Aula Consiliare si è svolto il convegno istituzionale sul tema Il dialogo tra popoli, l'economia circolare, un ponte tra Europa e Africa. Abbiamo ascoltato al nostro microfono l'assessore regionale alle risorse agricole, Antonello Caracolici. Al via Blue Sea Land, una vetrina importante per la Sicilia. La Sicilia, Mazara del Vallo, che sempre più assume questa rilevanza internazionale di una città di frontiera, ma anche una città dell'integrazione, della cooperazione, una città di scambi commerciali, di scambi dei prodotti di qualità, è l'Expo dell'agroalimentare, è l'Expo dei distretti produttivi, in particolare il distretto della pesca che è animatore di questo evento, e credo che la Sicilia ha motivo di gratitudine verso coloro che stanno provando a vendere il brand Sicilia in giro per il mondo. Un'occasione anche di confronto tra gli assessori all'agricoltura presenti alla manifestazione. Sì, e questo dimostra anche che l'iniziativa ha assunto una rilevanza sempre più significativa. E non è un caso che la prima volta che la Commissione per le politiche agricole, fatta dagli assessori regionali dell'agricoltura di tutta Italia, si è spostata non in una città capoluogo, come capita a Verona per il Vinitaly, piuttosto che a Bari per la Fiera del Levante o a Torino per le manifestazioni di Slow Food, ma a Mazara del Vallo, una città non capoluogo. Ma Mazara del Vallo oggi è la capitale dell'Europa che guarda al Mediterraneo, è la città più mediorientale d'Europa, e credo che questo sia anche la presenza degli assessori qui a Mazara, sia il riconoscimento di un ruolo strategico di questa comunità. Spazio poi ai tanti eventi collegati alla rassegna, come il cooking show in Piazzetta Immacolata con lo chef Peppe Giuffre, le sue 50 sfumature di tonno. Sentiamo. Madonna, che si è? Come si chiama? Patrizia Di Benedetto! Certo, è come un incontro, un matrimonio tra Sua Maestà il tonno, che naturalmente è come se sbarcasse a terra. A terra noi siamo come territorio molto generosi di odori, di sapori, di colori. Quindi stasera mi sono permesso di coniare, o
o di copiare questo termine delle sfumature, perché se incominciamo a parlare di solo le erbe che abbiamo usato, quindi dalla menta al basilico, l'erba bianca, tutto ciò. Certo, quindi che cosa succede? Questo incontro è una sorta di matrimonio, una sorta di assemblaggio che poi alla fine ti porta a questa esplosione di profumi, di sapori, che naturalmente, avendo una grande materia prima buona, una persona come me può solo rovinarla, e quindi per evitare cerco di prendere dai limoni verdi, che per ora in Sicilia sono spettacolari, a quello che possa essere un buon sale, a quello che possa essere i nostri semi. Non ricordiamoci stasera, per dire, ho messo su una tartare i semi di zucca, che dalle mie parti si chiama semenza. Nel 1937, quando mia nonna ad Erice, credo che faceva le stesse cose che faccio io, e per me non è cambiato mai niente. Lavavo piatti allora e continuo a lavare oggi. Allora ho messo uno spicchietto d'aglio rosso di Nubia che gentilmente mi ha portato Patrizia. Quindi io che vengo da quelle parti, mortificato da una signora che viene da Palermo, mi pare lei, dalla capitale. Questa mattina, nell'ambito di Bluesland, convegno della Confederazione Italiana Agricoltori presso la Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti. Al nostro microfono abbiamo ascoltato il presidente nazionale Dino Scanavino. Sentiamo. Bluesland è anche un'occasione per affrontare i temi legati all'agricoltura. Beh, intanto il Mediterraneo, che è rappresentato a Bluesland, è una espressione agricola molto forte, rispetto alla quale noi siamo strettamente collegati. Io credo che appunto il tema dell'agricoltura sia un tema che può legare anche culturalmente e anche in termini, soprattutto in termini economici, il sistema agricolo e sociale dell'area del Mediterraneo più vasta. Quindi è un'occasione di confronto con i paesi del Mediterraneo. Certo, noi siamo molto attivi in questo senso, noi abbiamo relazioni stabili come organizzazione con i nostri colleghi della Tunisia, del Marocco e anche verso l'Adriatico, con l'Albania e i paesi, ultimamente il Kosovo. Quindi crediamo nella relazione tra gli agricoltori delle due sponde del Mediterraneo e anche dell'Adriatico, per mettere in campo politiche che mettono il reddito degli agricoltori prima di tutto, cioè la concorrenza diventa un elemento che penalizza i più deboli, cioè i produttori di materia prima. Questo noi cerchiamo di superarlo con una grande alleanza tra agricoltori del Mediterraneo. Al Teatro Garibaldi, invece, nell'ambito di un convegno promosso dall'INAIL sul tema della sicurezza, sono stati premiati i vincitori di un contest fotografico. A ricevere il premio anche una studentessa della sezione ottico dell'Istituto Ferrara di Mazara. Sentiamo. L'Istituto Ferrara di Mazara del Vallo partecipa a questo convegno promosso dall'INAIL per la premiazione di un concorso dedicato al tema della sicurezza. E oggi infatti abbiamo la giornata conclusiva di una collaborazione che ha previsto un corso di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, i cui destinatari erano gli allievi della sezione professionale dell'Istituto Ferrara, e anche c'è stata la partecipazione al concorso indetto dall'INAIL su Instagram, quindi un concorso proprio per i giovani, dovevano proporre delle foto sempre inerenti al tema. E una nostra allieva, l'allieva Iris Pandolfo, è risultata vincitrice. Quindi congratulazioni non solo a nome mio, ma anche da parte di tutta la comunità scolastica. Esprimiamo una grande soddisfazione per questo. Che cosa racconta la tua fotografia? Allora, la mia fotografia racconta delle misure di sicurezza che si devono prendere appunto nell'ambito ottico, oftalmico, come gli occhiali protettivi, comunque il camice, i guanti, che sono comunque tutti oggetti per comunque prevenire i rischi. E tra le novità dell'edizione 2017 di Bluesland c'è la presenza di San Lorenzo Mercato di Palermo, un mercato coperto a Palermo in cui si trovano circa 3.000 prodotti, tutti di origine siciliana, da oltre 250 produttori sparsi in tutto il territorio regionale. Fino a domenica quindi sarà allestito un villaggio gastronomico in piazza San Michele, dove i visitatori potranno degustare le principali eccellenze siciliane, assistere a show cooking e spettacoli.
Il Comune di Mazara del Vallo rende noto che sono stati pubblicati all'albo pretorio online del portale istituzionale gli avvisi per l'aggiornamento degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio. Coloro che vogliono essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale sono invitati a presentare apposita domanda entro il 31 ottobre. Coloro i quali intendono invece presentare domanda per iscriversi negli elenchi delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale devono presentare apposita istanza entro il 30 novembre. Allora ci fermiamo per l'ultimo momento pubblicitario. Pubblicato all'albo pretorio online del Comune di Mazara il bando di gara, procedura aperta per i lavori di realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione nella via dei Giardini Fioriti. Responsabile unico del procedimento è il geometra Salvatore Ferrara del settore tecnico comunale. L'importo dell'appalto è di 99.000 euro. Il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione è il 12 ottobre. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara. Una volta aggiudicati e consegnati, i lavori avranno una durata di 4 mesi. Il Consiglio Comunale di Valderice nella seduta di ieri sera ha approvato il bilancio di previsione 2017 e il bilancio pluriennale 2017-2019. L'approvazione del documento contabile si legge in una nota a salvaguardia degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi resi alla cittadinanza, oltre a prevedere somme per le infrastrutture, la manutenzione del patrimonio culturale, l'arredo urbano, la sicurezza stradale, l'ammodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione, ancora gli studi propedeutici alla redazione del piano regolatore generale del piano di utilizzo del demanio marittimo. L'amministrazione comunale di Valderice ha approvato il progetto che si è finanziato attraverso la partecipazione ad apposito bando già pubblicato, permetterà l'esecuzione di indagini diagnostiche delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici. L'amministrazione valdericina l'anno scorso ha già avviato con fondi propri le attività di verifica di alcuni plessi scolastici, ma in questo modo sarà assicurato il controllo di tutti gli edifici. Riprendiamoci la libertà e lo slogan con cui la CGIL terrà domani mattina in tutte le piazze d'Italia un flash mob contro la violenza sulle donne. A Trapani l'appuntamento è alle 11 in via Garibaldi dinanzi la sede del sindacato. La CGIL invita pertanto tutte le cittadine e cittadini a scendere in piazza vestiti di rosso per dire basta violenze sulle donne, per sensibilizzare le istituzioni, la politica e i mezzi di informazione a un radicale cambio di rotta nel contrastare un fenomeno che ha assunto proporzioni drammatiche, limitando anche la libertà delle donne. E siamo in chiusura per la programmazione in onda sulla nostra emittente. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con lo sport in TV. Grazie per averci seguito. Arrivederci.